Buonasera, buonasera e bentornati al TG2000. Cari amici, buonasera. E veniamo subito alla giornata di Papa Francesco. Gesù è vivo, non cerchiamolo in sepolcri che sanno di morte. Parole forti che hanno risuonato più volte oggi in Piazza San Pietro e sulle quali Francesco ha imperniato la catechesi dell'udienza generale. Oltre 60.000 le persone presenti in Piazza San Pietro, oltre ad un gruppo numeroso di disabili che prima dell'udienza il Papa ha salutato di persona in aula Paolo VI, ma non ha dimenticato nemmeno il dramma di chi ha perso il lavoro. Allora, proprio da Piazza San Pietro ci aggiorna il nostro Michele Sciancolepore. Buonasera Michele. Buonasera Clara, un saluto a te, a Cesare e a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, una giornata intensa, quella di Papa Francesco, un po' quella della Chiesa in generale in questa settimana che sappiamo tutti ci sta portando a una meta ben precisa, cioè quella della santificazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II. Ma giustamente partiamo da questa mattina, questo mercoledì, che come sappiamo è il mercoledì è dedicato quasi sempre all'udienza generale, un'udienza generale che tra l'altro ricorre nel giorno di San Giorgio, l'onomastico del Papa, e quindi tanti presenti qui in Piazza San Pietro che hanno voluto rendere omaggio, fare gli auguri appunto al Pontefice. Però giustamente, come avete ricordato, il Santo Padre prima di arrivare in piazza si è recato nell'aula Paolo VI, dove ad attenderlo c'era un folto gruppo di disabili, ha voluto accogliere, salutare, abbracciare proprio loro, raccolti lì in aula Paolo VI proprio per evitare, insomma, il maltempo. E poi Papa Francesco ha raggiunto appunto Piazza San Pietro, si è concentrato con una splendida catechesi sul tema odierno, che è ancora quello della resurrezione. Infatti ha sottolineato il Pontefice che questa è la settimana della gioia perché celebriamo la resurrezione di Gesù. Poi ha fatto riferimento al Vangelo di San Luca con il quesito posto dagli angeli alle donne che accorrevano al sepolcro, un quesito appunto che è risuonato in questa piazza: perché cercate tra i morti colui che è vivo? E l'ha coniugato in vario modo questo quesito a Papa Francesco, dicendo quante volte noi cerchiamo la vita tra le cose morte, le cose che passano, le cose effimere, transeunti, quelle che ci legano e non ci liberano. Però a questo punto io pregherei la regia di mandare in onda, così possiamo seguire la sintesi e l'analisi di questa udienza che ha preparato per noi Paolo Fucili. Vediamo. È che Cristo è risorto e vivo tra noi. La cattiva, suggeriscono le riflessioni di Francesco, è che a noi spesso Gesù darebbe meno fastidio da morto che da vivo. Quante volte, esclama infatti Bergoglio, cerchiamo la vita tra le cose morte, che non possono dare vita, perché oggi ci sono e domani non più. Quando ci chiudiamo nell'egoismo, dimentichiamo Dio. Quando speriamo in vanità mondane, come potere, soldi, successo. Allora la parola di Dio ci dice: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Perché stai cercando lì? Quello non ti può dare vita. Sì, forse ti darà un'allegria di un minuto, di un giorno, di una settimana, di un mese, e poi... Ecco il mistero della resurrezione nel commento offerto stamattina dal Papa alla folla di Piazza San Pietro. Prima udienza generale del tempo di Pasqua con un significativo anteprima in aula Nervi. Un saluto molto caloroso a malati ed anziani radunati là al coperto perché il cielo minacciava pioggia. I primi a poter così rivolgere al Papa gli auguri per l'odierno onomastico San Giorgio. Poi la catechesi, che ha preso spunto proprio dalle parole degli angeli alle donne che trovano per prime vuoto il sepolcro. E oggi, quando torniamo a casa, diciamola dal cuore, in silenzio, ma che venga quella domanda. E perché io nella vita cerco tra i morti a colui che è vivo? Ci farà bene a tutti, a chi si chiude in se stesso dopo un fallimento e non prega più, a chi si sente abbandonato dagli amici e forse anche da Dio, a chi si sente imprigionato dai propri peccati. Ricordiamocela, conclude Bergoglio, lui è vivo, è con noi. Vi dicevo in apertura di collegamento che naturalmente questa è stata la giornata dell'udienza di Papa Francesco, ma è anche un mercoledì che ci avvicina ulteriormente alla domenica di gioia che tutti aspettiamo, quella della canonizzazione dei beati Giovanni XXIII, Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II. In questa settimana proliferano gli incontri, tra cui in particolare i cosiddetti briefing che sono organizzati nel Media Center, nell'atrio
nell'aula Paolo VI. Oggi in particolare c'è stato un briefing che aveva come tema vita e ministero Petrino di Giovanni XXIII. A relazionare, a dare testimonianza, Monsignor Angelo Panza della parrocchia della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo qui a Roma, e studioso di Giovanni XXIII, e poi il signor Guido Gusso, che è stato aiutante di camera per tanti anni di Giovanni XXIII. Monsignor Panza è partito da due frasi diciamo emblematiche, che secondo lui sintetizzano un po' il ministero Petrino e anche l'attitudine alla santità di Giovanni XXIII, cioè egli visse una povertà benedetta e contenta, mutuando questa frase da Monsignor Loris Capovilla, segretario di Giovanni XXIII, e poi l'altra frase è l'arte dell'incontro, cioè Giovanni XXIII è stato un maestro dell'arte dell'incontro, ha ripercorso poi le varie tappe sia del ministero Petrino che della vita di Giovanni XXIII, con alcuni aspetti molto noti come il discorso alla Luna, ad esempio, o la visita al Bambin Gesù proprio la domenica del 25 dicembre del 58, il giorno successivo Santo Stefano, il 26 dicembre la visita a Regina Celi, l'incontro con la figlia di Khrushchev, Rada Khrushchev, a cui ha regalato poi due rosari, gli stessi due rosari che aveva regalato anche a Jacqueline Kennedy, ai figli di Jacqueline Kennedy, quindi rosari che servono quasi a unire Oriente e Occidente, la preghiera a Maria che serve proprio a creare un legame fra, all'epoca impensabile, fra Casa Bianca e Cremlino. E poi invece il signor Guido Gusso, l'aiutante di camera, si è inoltrato in episodi diciamo più privati, ricordando in particolare subito dopo l'elezione di Papa Giovanni XXIII come lo stesso Papa lo invitava semplicemente a baciargli l'anello la mattina e la sera, ma non a inginocchiarsi tutte le volte, gli diceva la cosa più importante, quando ti vuoi inginocchiare fallo davanti al Santissimo. Ecco, questo è un po' il sintesi molto breve, molto appunto succinta dell'incontro di questo pomeriggio, che si è svolto questo pomeriggio, ma vorrei tornare un attimo all'udienza di questa mattina, perché a margine dell'udienza, alla fine dell'udienza, come avete accennato voi in studio, c'è stato un appello che Papa Francesco ha rivolto agli operai dell'acciaieria Lucchini di Piombino, in seguito a un videomessaggio che aveva ricevuto che l'ha colpito moltissimo, testimonianza questo della grandissima sensibilità che ha il Papa nei confronti dei temi, come sappiamo, dell'emergenza lavoro e della crisi. A tale proposito io inviterei la regia a mandare il vivo di questo appello papale e poi la linea può tornare allo studio. Ieri ho ricevuto un video appello da parte degli operai della Lucchini di Piombino, inviatomi prima dalla chiusura dell'altoforno e che mi ha davvero commosso. Sono rimasto triste. Cari operai, cari fratelli, sui vostri volti era dipinta una profonda tristezza e preoccupazioni di padri di famiglie che chiedono solo il loro diritto di lavorare per vivere dignitosamente e per poter custodire, nutrire e educare i propri figli. Siate sicuri della mia vicinanza e della mia preghiera. Non scoraggiatevi, il Papa è accanto a voi e prega per voi affinché, quando si spengono le speranze umane, rimanga sempre accesa la speranza divina che non delude mai. Cari operai, cari fratelli, vi abbraccio fraternalmente e a tutti i responsabili chiedo di compiere ogni sforzo di creatività e di generosità per riaccendere la speranza nei cuori di questi nostri fratelli e nel cuore di tutte le persone disoccupate a causa dello spreco e della crisi economica. Per favore, aprite gli occhi e non rimanete con le mani incrociate.
Ecco, queste le parole preoccupate di Papa Francesco, ma purtroppo non sono solo gli operai della Lucchini a stare con il fiato sospeso per il posto di lavoro. Da nord a sud tante le aziende che si dibattono in difficoltà economiche, tanti dipendenti a temere per il loro salario. Ecco la drammatica mappa dell'emergenza lavoro in Italia. Vediamo. Non solo Lucchini. Le crisi industriali in Italia si sono in questi anni moltiplicate. Sono 159, spiegano i dati elaborati dalla CISL, i tavoli di confronto aperti presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che vuol dire, umanizzando le cifre, 120.000 lavoratori che rischiano di rimanere a casa. Una crisi profonda, quella dell'industria, che non guarda in faccia nessuno, grandi e piccoli marchi, nord e sud del paese, tutti i settori produttivi. Difficile la situazione alla Micron, che ha annunciato 200-300 esuberi sui 700 lavoratori di Catania e Agrate, 500 gli esuberi per Electrolux, che si aggiungono ai 1.000 già effettuati, 400 gli operai messi in cassa integrazione dall'Irisbus, che ha chiuso 3 anni fa, stesso anno in cui ha cessato l'attività la Fiat di Termini Imerese, che ha messo in difficoltà 1.000 lavoratori. Ma scorrere l'elenco prodotto dalla CISL sembra leggere un bollettino di guerra. Alcatel, Alcoa, Idela Standard, ITR del gruppo Marcegaglia, Fincantieri e ovviamente Ilva, senza dimenticare brand importanti che hanno fatto la storia del nostro paese, come la Piaggio o la De Tommaso. Dalla recessione aperta, insomma, si è passata a una sorta di stagnazione dove si intravedono solo piccole luci di una possibile ripresa. Cosa fare allora? La CISL non ha dubbi. La strada degli sgravi fiscali per lavoratori e imprese è quella giusta, ma occorre anche accelerare sulla crescita, puntando su infrastrutture e opere pubbliche. E rimaniamo in tema di occupazione. Scontato l'esito del voto di fiducia proprio sul decreto lavoro, che è passato oggi alla Camera. Ora la parola passa al Senato, dove potrebbero essere apportate delle modifiche. In dirittura d'arrivo anche il provvedimento con il taglio dell'IRPEF, ossia i famosi 80 euro in più in busta paga a partire da maggio. Tutto questo nel giorno in cui Berlusconi si reca dal giudice per firmare l'affidamento ai servizi sociali. Augusto Cantelmi. Incassata la fiducia alla Camera sul decreto lavoro, il governo si prepara ora alla battaglia in Senato. Il nuovo centrodestra vuole correggere il testo già modificato in commissione lavoro di Montecitorio. Nodo della discordia, l'abbassamento da 8 a 5 delle proroghe sui contratti a termine della durata di 36 mesi. Altro punto di contrasto all'interno della maggioranza, l'obbligo imposto alle imprese con più di 30 dipendenti di assumere il 20% degli apprendistati. Ma per il ministro del lavoro Poletti il compromesso è a portata di mano. È in addirittura d'arrivo invece il decreto taglia IRPEF, il cui testo finale è giunto in Parlamento. Ebbene, a partire da maggio per tutto il 2014 il bonus in busta paga sarà di 640 euro, ossia 80 euro in più al mese fino a dicembre per tutti i contribuenti con redditi che vanno dagli 8.000 ai 24.000 euro all'anno. Invece per quelli tra i 24.000 euro e 26.000 euro il bonus decresce fino a zero. La cura dimagrante per i ministeri invece è di 240 milioni di euro, confermato anche il taglio delle tasse alle imprese, ma il governo ha in cantiere nuove misure. Questo tema degli 80 euro riguarda 10 milioni di italiani, non riguarda però le partite IVA, e io ho preso impegno con partite IVA, incapienti e pensionati di proseguire nel lavoro iniziato con i dipendenti di abbassamento tasse. Nel tradizionale filo diretto con i cittadini via Twitter, Renzi parla anche di riforme il cui cammino tuttavia si complica, aumentano le resistenze all'interno di Palazzo Madama alla trasformazione del Senato. Intanto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a Milano ha firmato il decreto delle prescrizioni con cui verrà dato il via all'affidamento in prova ai servizi sociali. Cambiamo argomento. La Procura di Torino ha chiuso l'inchiesta sul caso Stamina. 20 gli indagati, tra cui l'inventore del metodo Vannoni e il suo braccio destro. A 18 di loro viene contestato il reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Sentiamo tutti i particolari.
Uomini usati come cavie, danni alla salute dei pazienti, assenza di qualsivoglia pubblicazione scientifica. Nell'avviso di chiusura indagini su Stamina, la Procura di Torino mette nero su bianco accuse pesantissime nei confronti di Davide Vannoni, presidente della Stamina Foundation, e delle altre 19 persone indagate. Ci sono neurologi, biologi, anche russi ed ucraini, medici e dirigenti degli ospedali civili di Brescia, tra cui la direttrice sanitaria Ermanna Derelli. Per 18 di loro, a partire da Davide Vannoni e dal suo vice Marino Andolina, l'accusa è associazione a delinquere finalizzata alla truffa, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute, esercizio abusivo della professione medica. Secondo la Procura di Torino, Vannoni e gli altri indagati hanno operato sui pazienti senza eseguire o far eseguire i test necessari prima dell'impiego del prodotto sull'uomo, trasformato così indebitamente in una cavia. Non solo, ai pazienti non sarebbero state date adeguate informazioni sulla terapia, sulla natura dei trattamenti e sui possibili rischi, e in molti casi, sostengono i magistrati, la cura non solo sarebbe stata inutile ma anche dannosa. Dopo l'avviso di chiusura indagini, nei prossimi giorni è attesa la richiesta di rinvio a giudizio per i 20 indagati, e mentre il ministro della salute Beatrice Lorenzin ha spiegato che il lavoro del comitato scientifico nominato dal ministero per valutare il metodo Stamina proseguirà, Davide Vannoni si dice sereno, dichiara di avere tutta la documentazione necessaria a smontare le accuse della procura e aggiunge di essere pronto a riprendere i trattamenti agli ospedali riuniti di Brescia, dove c'erano 34 pazienti in cura e 150 in lista di attesa, ma a Brescia la sperimentazione era stata sospesa già da tempo e sarà difficile che possa riprendere. Oltre 4 italiani su 10, ossia il 42%, mangiano il pane avanzato dal giorno prima. È quanto afferma la Coldiretti sulla base di un'indagine ICSE. La crisi ha portato i cittadini a ripensare modi per evitare di buttarlo via, cosa che una volta veniva considerata un vero sacrilegio. Il 44% degli italiani lo surgela, il 43% lo grattugia, il 22% lo dà da mangiare agli animali, mentre nel 5% delle famiglie il pane non avanza mai. Ebbene, il 24% lo utilizza a raffermo per la preparazione di particolari ricette che vengono spesso dalla tradizione contadina. Bene, dopo il caffè sospeso, da Napoli arriva anche il pane sospeso. Di che si tratta? Sentiamo. Sospeso, come dire attaccato al cielo e che non tocchi terra. Un pezzo di pane sospeso, così come un caffè dunque, arriva dall'alto, dalla volontà di chi è sopra di noi, e lo fa per mezzo delle persone generose che decidono di lasciare uno sfilatino o una rosetta a chi è meno fortunato. Così in provincia di Napoli, a San Sebastiano al Vesuvio, un panificatore ha deciso di apporre un cartello alle spalle della vetrinetta con su scritto «pane sospeso», un segnale per invogliare chi può permetterselo a lasciare un panino pagato a chi si trova in grossa difficoltà. Il pane è un bene di tutti, no? Ho sentito il dovere di contribuire a questa cosa in questo momento di difficoltà che le persone stanno attraversando, quindi dare un segno di bontà, di amore, di ricchezza per abbandire le tavole di chi non ha la fortuna di comprarsi, mi dispiace dire, anche un pezzo di pane. Quindi ci siamo inventati il pane sospeso. L'iniziativa è nata pochi giorni fa, ma ha già avuto un grande successo. La gente sta rispondendo bene, quindi queste persone, questi vecchietti, chi sta perdendo lavoro, chi sta in grosse difficoltà, diciamo che leggi nei loro occhi una grande speranza quando si sentono che qualcuno gli ha offerto un pezzo di pane. Con questo è tutto, la linea passa, il tempo vola. Buona serata.